Ogni anno, durante la festa dell'Ascensione, il Doge di Venezia sposava il mare, gettando in acqua un prezioso anello e pronunciando parole solenni con le quali rinnovava il legame tra la Serenissima e l'Adriatico. Lo faceva dalla prua di una delle imbarcazioni più fastose e spettacolari mai concepite, il Bucintoro, una barca da parata vestita d'oro. Al termine della funzione, la sontuosa imbarcazione rientrava nel bacino di San Marco, scortato da un'intera flotta di gondole da parata, anch'esse scolpite e dorate. Purtroppo l'ultima galea dei Dogi di Venezia venne distrutta dal fuoco alla fine del Settecento. Bucintoro, Venaria, Reale, la barca sublime. Grazie a Vittorio Amedeo di Savoia, però, ne sopravvive un magnifico esemplare che si può ammirare nelle scuderie juvarriane della Reggia di Venaria. Il Bucintoro dei Savoia fu fatto costruire da Re Vittorio Amedeo sul modello di quelli usati dai Dogi per la cerimonia dello sposalizio del mare. Ordinato nel 1729, il Bucintoro della Reggia di Venaria è un piccolo capolavoro lungo 16 metri, arricchito da splendidi gruppi scultorei dorati e finemente intagliati. Costato una fortuna, circa 3 milioni di euro di oggi, arrivò a Torino dopo un viaggio di 32 giorni lungo il fiume Po. Nel 1869 Vittorio Emanuele II lo donò al comune di Torino e oggi il Bucintoro dei Savoia, finemente restaurato, è approdato nella Reggia torinese. La scenografica ambientazione in cui è inserito è stata curata dal regista David Livermore. Le musiche di Vivaldi in sottofondo accompagnano il visitatore lungo un percorso multimediale con l'acqua che scorre sulle volte delle scuderie e si riversa sulle vedute veneziane del Canaletto e quelle torinesi del Bellotto, delineando simbolicamente il percorso compiuto dalla Peota da Venezia alla Reggia di Torino. Ci sono anche i personaggi che hanno contribuito alla sua creazione, dal re che lo ordinò, allo scultore che lo modellò, fino alla donna che cucì le vele. Alla fine del percorso appare la barca sublime, posta come una diva al centro del palcoscenico. Finalmente si può ammirare da vicino lo straordinario lavoro di intaglio che sbuca dal passato rievocando un'epoca. Tra figure di divinità marine spicca a prua una grande raffigurazione di Narciso, affiancato da sagome di vecchi barbuti che simboleggiano l'Adige e il Po. Sul soffitto del Tiemo, la cabina che accoglieva la famiglia reale, è rappresentato l'episodio che decretò il successo di Casa Savoia, la pace siglata a metà del 1400 dal duca Amedeo VIII con Papa Nicolò, che prevedeva la rinuncia al trono pontificio da parte di Amedeo. Il Bucintoro è stato costruito per essere una sorta di palcoscenico sull'acqua, simbolo del fasto e del potere della famiglia che la possedeva. Oggi come allora, questa regina dell'acqua è di nuovo al centro della scena e osservarla non può che destare meraviglia e stupore. Ringraziandovi per la visione e l'ascolto di questo video, vi ricordiamo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale Il Cappello di Irma, attivando anche la campanellina qua sotto il video per ricevere le notifiche dei prossimi video che pubblicherò. Inoltre vi invito anche a visitare sempre il nostro sito, che è gratuito, www.ilcappellodiirma.it. dove potete trovare immagini e approfondimenti degli stessi video che avete appena guardato.
Grazie ancora e arrivederci al prossimo video.